settimane in me, ne ho fatta 30, facciano 31, chiariscano tutto e poi finalmente partano, però senza perdere altro tempo inutile. Ecco, ecco questo lo vedremo perché per il momento stanno perdendo tempo. Senti, Marco Travaglio, Letta dice sempre che quello di Draghi è il governo del PD, qui siamo a casa nostra. E quanto riesce a incidere davvero il Partito Democratico sulle scelte del governo Draghi? Pochino direi, come pochino incidono i 5 Stelle. Io ho sentito dire la stessa frase da quelli di Forza Italia e da Salvini. Se è il governo della Lega, è il governo del PD ed è il governo di Forza Italia, o qualcuno racconta balle oppure le raccontano tutti. Nel senso che io ho l'impressione che quello sia il governo di Draghi, ecco. E che i partiti non stiano toccando palla. E che tra i partiti che non toccano palla svettino i 5 Stelle e il Partito Democratico. Faccio degli esempi. Letta aveva proposto una timidissima tassa di successione, respinta da Draghi. Blocco dei licenziamenti, il ministro Orlando è stato indotto a fare retromarcia, quindi partiranno i licenziamenti dalla fine del mese. Il condono il PD non lo voleva, il salario minimo è scomparso, anche se era una battaglia più dei 5 Stelle che del PD. Le nomine turboliberiste fatte da Draghi non sono piaciute al vice segretario del PD, e cioè a Peppe Provenzano. I migranti, mi pare che l'elogio di Draghi alla Guardia Costiera libica e anche la soluzione turca che si ha in mente per trattenerli in Libia non somigli molto alla politica che ha in mente Enrico Letta. Sullo Ius Culture e sul DL Zan non si è più saputo niente, e nei sondaggi chi avanza è la destra, mentre il vecchio centrosinistra, il vecchio nuovo centrosinistra che sosteneva Conte è in grossa difficoltà. Tutto questo mi fa ritenere che se è di qualcuno questo governo è certamente più del centrodestra che non del centrosinistra. Allora, non sono d'accordo. Allora grande diritto di replica. Non sono d'accordo intanto sui sondaggi, perché c'è un unico partito che è tracollato da quando è entrato al governo ed è la Lega, nel senso che la Lega è entrata al governo, è sceso di 6-7 punti in 3 mesi di governo. Ma i vasi comunicanti. Ho capito, ma li ha presi su... la Meloni. Sì, ma che è fuori dal governo, sì, che è fuori dal governo, quindi la Lega è l'unico partito che è crollato. E per quanto riguarda noi siamo cresciuti negli ultimi 3 mesi, alla fine, da quando siamo entrati al governo siamo cresciuti. Però che lì secondo, ci sono sondaggi che vi danno in crescita, altri no, invece, se no? Noi prendiamo i sondaggi da quando siamo entrati al governo fino ad oggi siamo solamente in crescita. Salvini è sceso di 7 punti da quando è entrato al governo, quindi questo lo dico perché non è certo Salvini a casa sua. E Salvini è stato costretto a fare la biura di tutte le sue posizioni antieuropee. Oggi fa il chierichetto dell'europeismo, ma non gli riesce. Però e i suoi ha fatto elettori un bel elenco, tra allora l'aglio. Io faccio però un altro elenco, che è il mio elenco positivo su tante cose. Primo, noi siamo riusciti dentro il PNRR a far approvare una clausola che è rivoluzionaria in Italia. In Italia sull'occupazione chi paga pegno sono sempre donne e giovani. La clausola che impone la premialità e l'obbligo di premiare l'occupazione femminile e giovanile in tutte le operazioni del PNRR. Secondo, vabbè, questo era anche, diciamo, no, questa un obbligo è una bomba. Che ci dava l'Europa. No, no, assolutamente insomma, no. Questa è una maggiore attenzione per sì, giovani e donne. Ma la clausola che obbliga a mettere il 30% è una bomba questa. Poi? Qui. Secondo, abbiamo messo su tutto ciò che ha a che vedere con la scuola dell'infanzia, la condivisione, perché ormai non si chiama più conciliazione, tra lavoro femminile e lavoro maschile, cura e attività lavorative. Nel PNRR ci sono tutte le cose che noi abbiamo fortissimamente voluto. Ci sono dentro il PNRR tutta una serie di interventi a favore dei giovani, a favore... questo l'abbiamo già detto, no, i giovani, no, le donne. No, ho capito, ma mica sono cose secondarie queste qui. No, mica sono cose secondarie, sono cose assolutamente fondamentali. No, assolutamente. Io considero queste cose una vera e propria rivoluzione. Aggiungo, per quanto ma mi riguarda... Ma come fa a dire che è un governo del PD, il governo Draghi, che voi vi sentite a casa? Ma le prendo un esempio, l'Europa. Ma... No, attenzione, l'Europa è la cosa più importante che c'è. Sull'Europa, questo governo, per quanto ci riguarda... Ma Draghi non è un uomo di sinistra, mi scusi. Ma Draghi è il presidente del Consiglio istituzionale di una coalizione eccezionale. Dopodiché, dentro questo governo, che è un governo europeista quanto lo è il PD, noi ci troviamo a casa nostra. Vabbè, che è europeista, è ovvio, sì, che è un governo è... eccezionale. Quando noi vinceremo le elezioni e andremo al governo da soli o con i nostri alleati, faremo tutto il nostro programma, quindi compreso... Non è vero.